affrontando e superando dubbi e difficoltà, uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai, tutti quanti sostenuti dalla ferrea volontà di esplorare nuove terre navigando un po' più in là. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo che si parte già. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo, manchi solo tu. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Imbarchiamoci per un grande viaggio, soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Allah! 1325. In quest'epoca i territori su cui dominava l'Islam erano talmente vasti che nessun uomo al mondo li aveva ancora percorsi. Un giorno... Padre, ora che ho terminato gli studi è mio desiderio andare in pellegrinaggio alla Mecca. È dovere di ogni buon musulmano visitare quel luogo sacro almeno una volta nella vita. Puoi unirti a una carovana di mercanti che sta per partire per Tunisi. Oh, vieni qua, figlio. Eccomi. Oh, figlio mio, vai così lontano. Sarà un viaggio molto difficile. Prendi questi datteri e delle spezie. Ci condirai il cibo e non dimenticare la coperta. Nel deserto di notte fa tanto freddo. Ho già preso tutto il necessario e poi l'asino è già sovraccarico. Prendi almeno questa tunica. Ti servirà per proteggerti dal sole e anche un turbante di ricambio. Non devi temere per me, madre. Allah guiderà i miei passi. Torna in fretta, mi raccomando, figlio mio. Muoviti! Su, avanti! Voglio regalarti un oggetto che ti sarà utile. Grazie, padre. Cosa? Ti servirà a far camminare l'asino. Vedrai che seguirà la rapa, lo fanno sempre. Ecco, tieni. Allora? Su, bello, avanti! Forza! Su! Ah. Povero bambino mio, partire per un viaggio così lungo, che Allah abbia cura di lui. E così Ibn Battuta partì pieno di speranza alla volta della Mecca. Tutto sembrava tranquillo. E in quel momento nessuno sapeva che avrebbe concluso il suo viaggio solamente 30 anni dopo. Attenzione, prossima fermata Tunisi, cambio di carovana e coincidenza per Tripoli, Bengasi, Alessandria, Damasco. Con questo caso. Così va bene, ecco, ancora uno sforzo. Speri di fare molta strada nel deserto con quel ridicolo animale, eh? Oh, Altezza. Dimmi, ragazzo, chi sei? Hai un'aria molto stanca. Sono Ibn Abdallah Muhammad Ibrahim Muhammad Allawati. Vengo da Tangeri e tutti mi chiamano Ibn Battuta. Allawati, conosco quel nome, è un'ottima famiglia. Ti saluto, sono il sultano di Tunisi. Dimmi, che cosa fai tanto lontano da casa? Sto andando in pellegrinaggio alla volta della Mecca. La cosa ti fa onore, ma non sei molto ben equipaggiato. Su, vieni con me. Per attraversare il deserto della Libia e dell'Egitto ti ci vorrà un buon cammello. Un cammello da almeno 15 secchi. Scusate, avete... Ora capirai, quello potrebbe fare al caso tuo. Bello, da quant'è? È da 12 secchi, vostra eccellenza. Non è abbastanza, ci serve un cammello molto più potente. Questo è un 10 secchi ed è molto economico. Fa 100 leghe con soli 3 secchi. No, non mi interessa. Questo è un cammello da 15 secchi, eccellenza, garantito e di ottima scelta. Non si può trovare di meglio, per non parlare poi delle rifiniture. Guardi che gobba e che bel pelo morbido. Ha vinto perfino la medaglia d'oro. Abbiamo trovato il cammello che fa per te. Bene, lo compriamo. Fai il pieno, fai su. Fai il pieno. È l'ultimo.
No, non va bene, questo è un imbroglio. Qui i conti non tornano affatto. Mi avevi garantito che era un 15 secchi. La verità, eccellenza, io vi avevo detto la verità. Prendi. Ti saluto, vai in pace, Ivi imbattuta. E che Allah ti protegga sempre, caro. Ci siamo, stiamo per entrare al Cairo. A raggio, scansate, mi rompono la schiena. Ibn Battuta era soltanto all'inizio del suo viaggio e già aveva visto tantissime novità. Era stupefatto e incuriosito dalla gente incontrata, dagli usi così diversi. Non sapeva ancora quanto avrebbe peregrinato in giro per il mondo. Dopo il Cairo fecero un'altra tappa. Eccoci, siamo arrivati a Aidab. Qui troveremo una barca per passare sull'altra sponda del Mar Rosso verso la Mecca, sempre che non ci siano dei tafferugli. Dei tafferugli? Certo. E perché? Perché la città appartiene per metà ai berberi neri e per metà al sultano del Cairo. Guarda! La città è divisa in due da questa strada e i due gruppi si fanno la lotta perché ne reclamano la proprietà. Presto, raggiungiamo il porto! Troppo tardi, era l'ultima barca. E adesso che cosa facciamo? Si deve tornare indietro e attraversare il deserto del Sinai. Così cominciano le prime difficoltà e devono cambiare i loro piani di marcia. Siamo arrivati a Gerusalemme, la città santa. È in questo luogo sacro che venne crocifisso Gesù. Ed è qui che Maometto è salito al cielo sul suo cavallo nero. Ed è qui che tutti gli ebrei piangono sulle rovine del Tempio di Salomone. Ci sono troppi infedeli nei pressi della nostra moschea, perché non li cacciamo? Perché gli uomini devono vivere in pace indipendentemente dalla loro religione, è il principio della tolleranza. Siate benedetti. Ecco la prova. Grazie tante. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie di tutto. Ed eccoci in Siria, vicino a Damasco. Terribile. Ma che succede? Ah, aiuto! La carovana per la Mecca non parte prima di domani. Avete tutta la giornata per visitare Damasco. Guardate che meravigliosi tappeti persiani! Aggiungete anche che i bambini stanno bene. Moschiate che nella mio tenderò tutte le specie dell'Oriente. Avvicinatevi! Mi hai rovinato le mie buone specie. I miei preziosissimi vasi. Sei un selvaggio, ecco cosa sei, adesso me la pagherai caro. Io 3 monete d'oro, le mie specie sono invendibili. Anche a me devi 3 monete d'oro, guarda, hai rotto tutti i miei vasi. Che disastro. Ecco il giudice, chissà cosa deciderà. Quest'uomo ha mescolato tutte quante le mie specie, sono rovinato. 20 vasi di vetro, 50 bicchieri rifiniti a mano e lui li ha mandati tutti in frantumi. Non l'ho fatto apposta, dovete credermi, è così. Voglio 3 monete d'oro. Le voglio anch'io. 6 monete d'oro sono una cifra molto alta, lui non l'ha fatto apposta. Che ne dite di 3 monete d'oro? Ma ditemi, stranieri, di dove siete e dove siete diretti? Veniamo dall'Africa e andiamo in pellegrinaggio alla Mecca, signor Giudice. Che bravi, vi recate nella città santa, obbediscono al comandamento di Allah. Potremmo ridurre l'ammenda, non vi pare? A 2 monete. Quante monete? Vieni. Basta adesso. Vedrai che ora ti riprendi subito. Oh no.
Finalmente siamo in viaggio per la Mecca. Secondo me dovresti farti crescere la barba, ti darebbe un'aria più seria. Ora mi sento molto meglio. Ci siamo. Un brindisi. C'è una carovana che parte per l'Egitto domattina. Vorresti venire con me? Così riprendi la strada del ritorno. Ti no, va? No, ti ringrazio, ma prima di tornare a come casa vuoi. Mi piacerebbe andare in Persia. Me lo sono ripromesso. No, non se ne parla neppure. Cerca di ragionare, non possiamo farlo. Sì, è vero, non possiamo. Devono andarsene. Ma l'ospitalità è una virtù sacra sancita dal profeta. Questa è casa nostra, che se ne stiano a casa loro. Gli uomini sono tutti fratelli. Non sono d'accordo, esigo il giudizio dei cani. Il giudizio dei cani è una cosa grave. Se viene pronunciato contro di te potrebbe costarti molto caro. Non ho alcuna paura, il giudizio dei miei cani sarà inappellabile. Portateli sì, qui. Sì, va bene, portateli pure. Eccovi. Attaccate! Oh. Ma come? È un incantesimo, è un imbroglio, un trucco, hanno drogato i miei cani! Mi dispiace, il giudizio dei cani è contro di te. Conosci la legge, devi pagare. Quanto a te, ti sei meritato la tua ricompensa. Non ne ho bisogno, la devolverò alle persone povere. D'accordo, portate qui la bilancia. Ti verrà dato il corrispettivo del tuo peso in monete d'oro. Avanti, tesoriere! Porta l'oro, presto! Ecco qua. Aggiungine ancora. Si fa sera e avrai freddo. Ora ti portiamo dei mantelli per coprirti. Oh, grazie! Come si sta bene! Così non è giusto. La legge è legge e non dice che un uomo debba prendere freddo. Ti conviene sbrigarti a pagare. Fai in fretta con quelle monete! Ma quante ce ne vogliono? Il mio oro? No, il mio oro! Non c'è che dire, è un'usanza molto inconsueta. Bambini, non starò a raccontarvi nei dettagli tutti i viaggi che ha fatto Ibn Battuta. Vi basti sapere che dalla Persia va in Turchia, ritorna in Arabia, si reca nello Yemen, doppia il Corno d'Africa, si spinge a Mogadiscio e a Mombasa. Da Mombasa torna in Arabia e attraversa il deserto. Poi risale al Cairo, dove si imbarca su una galera genovese in rotta per un viaggio nel Mediterraneo. Il mio padrone, il governatore di Efeso, ti dà il benvenuto e mi ha chiesto di portarti da lui. Seguimi, prego. Ibn Battuta, i tuoi numerosi viaggi nei paesi dell'Islam meritano una ricompensa adeguata. Tesoriere! Ecco, queste monete sono per te. Fuori ti aspetta uno dei miei cavalli migliori e poi vorrei che Omar, uno dei miei figli, ti accompagnasse nei tuoi prossimi viaggi. Accetto con immenso piacere, padre. Il viaggio è un'esperienza educativa per un giovane ragazzo. Prima Omar ti farà visitare Efeso. Un tempo era una grande città greca. Adesso i musulmani vivono in pace con gli infedeli. Ho bisogno di un paio di schiavi e poi hanno un bell'aspetto. Quanto costano? 50 dinari. È troppo, te ne offro 35. 40 e non un denaro di meno. Sono schiavi giovani, sono in ottima salute. Valgono almeno il doppio. La ragazza ha un'aria scorsolata. Il ragazzino, guardalo, non ne vale nemmeno 5. Il prezzo è 50 dinari. Eccoli qui. C'ero prima io e comunque ti offro 60 dinari. 60 dinari? E tu offri di più? Odio mercanteggiare. Ho pagato il prezzo che avevi chiesto. Venite, bambini, andiamo via. Oh no, state fermi, avete capito male. Come vi chiamate, bambini?
Io sono Margherita, signore. Io mi chiamo Nicola. Siamo cristiani, veniamo dalla Grecia. Ci hanno catturato per poi venderci come schiavi. Ebbene, adesso voi siete liberi, miei cari ragazzi. Oh no, vogliamo restare con te, vogliamo aiutarti. Sì, tu sei così buono con noi. E io posso cucire e preparare il tè. Beh, ecco. E io posso cucinare e andare a casa. Ma vado molto lontano, sarà un viaggio pieno di pericoli. Perché? Dove stavate andando? Vogliamo far visita all'impero dei mongoli e al suo capo, come? Ozbek Khan. E poi... altri posti. Ah, chi lo sa, l'India, per la davvero? Cina. Oh sì, evviva la Cina! Vogliono dirigersi verso il Mar Nero, sarà lì che li bloccheremo. Quegli schiavi devono essere miei! Presto, stanno salpando! Non è giusto, non è giusto, non è giusto! No! Ma che succede? Ma sono tantissimi! Sto sognando! Ma non è possibile, le città non si spostano! Che ricchezza! Ma sono carovane grandiose, è incredibile! Viandanti, il nostro sultano sarà lieto di ricevervi nel suo padiglione d'oro. Ma dovete aspettare, prima dobbiamo smontare la città. Come smontarla? E per quale motivo? Beh, per rimontarla in seguito. Sì. Una buona cenetta. Più buona. Suda, bravo, vai a giocare con gli altri bambini. Venite, il nostro capo vi attende. È l'uomo più potente al mondo, Ozbek Khan, il successore di Gengis Khan, principe dei principi. Andate avanti e seguitemi. Ma come? Andate avanti e seguitemi? No, ragioniamo. Se io vado avanti non posso seguirti. E se ti seguo non posso andare... A quei tempi l'impero mongolo era all'apice del suo sviluppo. Dominava su moltissime popolazioni, dalla Russia alla Cina, dalla Siberia al Tibet. Avvicinatevi, avvicinatevi. E ben battuta, la tua presenza ci rende felici. Allah ha steso la terra sotto i tuoi piedi come un tappeto perché tu possa viaggiare per le sue strade infinite. Io ti chiedo di essere il mio ambasciatore in Cina. Ma prima di recarti in Cina vorrei che tu andassi nella città di Costantinopoli. In missione diplomatica, i nostri amici vanno prima a Costantinopoli, poi tornano a Sakai, a quei tempi la capitale dell'impero mongolo. E da lì iniziano il viaggio verso la lontana Cina, attraverso l'Hindu Kush e il deserto di Gobi. Fu uno dei viaggi più faticosi. Affrontarono miglia e miglia di terre deserte nel gelo e tra strade impervie. Ecco, questo lo prendo io. Ma perché non chiedi prima agli altri? Perché sono io il capo! State scherzando col fuoco, vi avverto! Non chiediamo finché ci pare piace! Lasciami almeno questo! Ah, oh, sì? No! No! Prendi questo! Prendi! Ma cosa significa? Che male. La legge dei nomadi impone che se uno ruba un cavallo deve restituirne 9, altrimenti perde la vita e quel ladro ci tiene alla sua vita. Ma quello ci ha rubato 4 cavalli. Beh, questo significa che deve darcene 36. Guarda, vedrai che se li conti sono proprio 36, vuoi scommettere? Prendete, sono tutti vostri! Nel 1333, più di 8 anni dopo la sua partenza, Ibn Battuta attraversa il fiume Indus, entrando così in India. Da più di 100 anni, il sultano di Delhi, sottomesso ai mongoli, mantiene il suo dominio sull'India del Nord. Fra gli abitanti ci sono i musulmani, ma anche gli induisti, i quali credono che l'anima, prima di essere liberata, passi attraverso numerosi corpi. È il principio della reincarnazione. Ci penso io! L'ho presa!
Sono davvero spiacente, Altezza. Fa intervenire il migliore fra gli arcieri. Sai già che cosa devi fare, vero? Ottimo. Premiate l'arciere. Mi spiace, hai perso il posto. Il gran sultano Ibn Tughluq è ora pronto a riceverti. Ibn Battuta resta a Delhi per 7 anni, dove lavorerà fedelmente al servizio del suo nuovo padrone, il gran sultano. Hai espresso il desiderio di andare in Cina. Parti pure, la tua lealtà merita di essere ricompensata. La carovana di Ibn Battuta partì da Delhi verso il porto di Calcutta alla volta della meta tanto desiderata, la Cina. Allora? Potete imbarcarvi, prego. Fallo scendere, su, forza, ancora un po'! Ti annuncio che partiremo domani, scendo a terra per andare a pregare. Ando con te, aspettami! Sta arrivando una tempesta, presto! Perché quell'aria abbattuta, amico? Ho perso mia moglie, mio figlio, i miei averi. Il destino a volte è crudele. E dimmi, volete partire con me? Tu dove sei diretto? A sud, prima alle isole Maldive, e poi, beh, non ho ancora deciso. Che ne dici, andiamo? Perché no? Così i nostri amici, dopo una tappa alle isole Maldive, ripresero la loro navigazione e dopo molti giorni giunsero in Malesia. Ecco laggiù la città di Kayukari, il regno delle donne. La principessa vi invita a un banchetto, signori. Donne soldato, che usanza bizzarra! E c'è anche dell'altro, sta a vedere. Si dice che l'uomo che ti avrà in sposa diventerà il re del paese. Lo so, ma per avermi in sposa dovrà prima battermi in duello. Tu vuoi accettare la sfida? Sì, sono il guerriero più forte del mio paese, quindi ho la vittoria in pugno. Ecco, principessa. La mia bella piuma. Ma che razza di scherzo è questo? Temo che non sarai certo tu a diventare il mio sposo. Vorresti tentare tu adesso, straniero? Beh, ecco, no, principessa. Io vengo da lontano e devo tornare a casa mia. Tra l'altro non sono bravo a maneggiare le armi. È un vero peccato. Certo che hanno proprio delle usanze strane. Ed eccoli finalmente arrivati alla tanto desiderata Cina. Vi aspettavamo, siate i benvenuti a Hangzhou. Fate silenzio! Vi aspettavamo, siate i benvenuti a Hangzhou, la città più grandiosa del mondo. Venite ad ammirarla. Nella nostra città vivono in pace cristiani, ebrei, musulmani, buddisti e pagani che adorano il sole. Ognuno ha il suo quartiere e il punto di incontro è il bazar. Questa sera in tuo onore il governatore darà una festa. Ibn Battuta prosegue il viaggio fino a Pechino, capitale della Cina del Nord. Poi, rientrato ad Hangzhou, si imbarca per il viaggio di ritorno. Ora che abbiamo visto tutto, possiamo tornare a casa. Eccoci ad Alessandria d'Egitto, Nicola. Ti propongo di venire con me in Marocco. È un paese bellissimo, credimi. No, voglio tornare in Grecia. Non vedo i miei da più di 20 anni. Allora che il tuo Dio ti accompagni, caro Nicola. E che il tuo ti protegga, amico mio. Mi chiamo Abu Adallah Muhammad Ibn Abdallah Muhammad Allawati, ma tutti quanti mi chiamano Ibn Battuta. Sono partito dal mio paese, il Marocco, 29 anni orsone. Ho compiuto un viaggio davvero straordinario. Altro che può dirlo forte! In 29 anni ha percorso 120.000 chilometri, vale a dire 3 volte il giro della Terra. Ha attraversato ben 43 paesi del nostro pianeta e ha raccolto una documentazione favolosa su mondi fino a quel momento sconosciuti. Un'impresa fantastica!
Quanti uomini hanno scritto il libro dell'umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai, tutti quanti.